Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio salotto. Siamo qui per un nuovo Vlogmas e questa volta si tratta di un unboxing. Sono qui con due pacchi Amazon perché sì, quest'anno io i regali li ho comprati su Amazon. In questi due pacchi ci sono sia dei regali che devo fare appunto per Natale, che quindi non vi farò vedere, ma ci sono anche degli autoregali qui dentro, quindi che vi farò appunto vedere. Prima però mi sono accorta che molto molto tempo fa, quasi un anno fa, avevo fatto un altro video di questo tipo che non ho mai caricato. Quindi prima di farvi vedere il contenuto di questi due pacchi, vi farò vedere quello che ho comprato a inizio 2020 sostanzialmente e che non avete mai visto ufficialmente presentato su questo canale, visto che comunque sono cose che utilizzo. Qui sotto in timeline comunque sia vedete anche la tipologia dei prodotti che andrò a farvi vedere. Direi di cominciare appunto con lo spacchettamento, quello vecchio, e poi potrete vedere anche i due pacchi che andrò ad aprire. Ok, la scatola è questa, andiamo ad aprire. Ok, e questo è il contenuto, questa qui è la cosa principale. Ovvero la batteria esterna, come potete vedere l'ho presa con i pannelli solari fotovoltaici, insomma, e vi faccio vedere il resto del contenuto. Qui ci sono dei foglietti e sotto abbiamo due laccetti, due cavetti di ricarica, vedete che appunto hanno due ingressi diversi e due piccoli moschettoni per appunto attaccare la batteria allo zaino, comunque dov'è. La batteria è da 20.000 mAh, come vi fa vedere qui. Qui ci sono tutte le istruzioni. Allora, la batteria è waterproof e a prova di questo c'è il fatto che allora, dov'è? Ci sono appunto i gommini sopra alle prese. Qui ci sono i due input, appunto, essendo da 20.000 mAh, mi sarà molto utile il fatto di avere due input in modo da caricarla in maniera piuttosto veloce. E poi ci sono anche due output. Vi faccio vedere appunto due output, quindi due device che sono ricaricabili in contemporanea. In più ha la torcia che appunto mi potrebbe tornarmi utile in caso appunto dovessi trovarmi in situazioni un po' particolari. Secondo pacco, decisamente più grande, in realtà ci sono un paio di cose per me e un'altra cosa per i miei, quindi che non vi farò vedere. Andiamo ad aprire e ho queste due cose qui per me. Entrambe le cose vanno a sostituire cose che ho distrutto sostanzialmente durante il mio ultimo viaggio dell'anno scorso, quello a Cracovia. Allora, prima cosa, la molla, poi per la GoPro. Questa qui l'ho usata sia per chi è stato con me, sia in Iran molto che appunto a Cracovia, quando ad un certo punto mi è caduta la GoPro e si è disintegrata la plastica. Era uno di quegli aggeggi che facevano parte dei set di accessori per la GoPro, quindi praticamente io questo qui l'ho pagato quanto tutto il set, quindi non mi stupisce il fatto che sia andato in frantumi praticamente la prima volta che mi è caduto. E appunto questo qui spero mi duri di più, sembra abbastanza buono, la marca è la Telesin, speriamo. In maniera analoga ho sostanzialmente distrutto almeno un paio di questi accessori e ho deciso appunto di sostituirli e sto parlando di, se ce la faccio ad aprirli, questi adattatori che vanno dall'attacco GoPro all'attacco a vite per il cavalletto. Mi servivano, appunto ne ho prese, ho trovato queste qui che erano tre insieme, quindi spero mi durino un pochino di più. Non le ho pagate tantissimo, per cui spero che valgano.
Ok ragazzi, direi di cominciare con questo pacco qui. Devo essere sincera, non mi ricordo come sono divise le cose, quindi prenderò, allora, cercherò di aprire da qua. Ok. Allora, regalo che non va fatto vedere questo. Allora, da questo pacco ci sono due cose. La prima che vado ad aprire. È questa che faceva parte della lista dei possibili regali da fare ai viaggiatori e che mi sono comprata anche io. C'è la scatolina plastica e poi, allora, sull'immagine sembrava un pochino più chiaro, ma va benissimo così. È molto semplicemente un portacarte. Anche in video sembra più chiaro, ma è un blu piuttosto scuro. È un portacarte con la protezione RFID, che mi permetterà di andare in giro un pochino più tranquilla quando viaggio, ma anche normalmente. Era tra le cose che volevo comprare, che vi ho suggerito appunto tra le cose che da regalare a eventuali viaggiatori, ma anche a persone, tra virgolette, normali. Numero 2. È una cosa che mi compro tutti gli anni, è una cosa indispensabile a tutti, secondo me, ed è l'agenda. Vi faccio vedere quella che ho comprato quest'anno. È grandina perché è dimensione A5 alla fine. Vi faccio vedere il dettaglio perché c'è scritto Happy Forever e ci sono queste foglie che somigliano quasi a delle piume. C'è il portapenna che mi torna utile perché ultimamente avevo una Moleskine che non aveva il portapenne, quindi avevo il penna o comunque matita a zonzo per la borsa. E vi faccio vedere anche, aprendo a caso molto velocemente, qual è il setup che mi ha fatto convincere a prendere questa. Come vedete, si parte da lunedì e si arriva fino a domenica qui, e c'è lo stesso spazio per tutti i giorni. In maniera tale appunto da non. In genere nelle agende c'è sabato e domenica molto più piccoli rispetto agli altri giorni e ho anche dello spazio per le note. È la cosa che mi ha, diciamo, convinto a prenderla. Sembra comunque ottima qualità, la copertina è bella rigida. Penso sia abbastanza inutile dirvi che mentre spacchetto il secondo pacco, mentre apro il secondo pacco, che in descrizione ci sono i link a tutte le cose che vedete in questo unboxing e che appunto se comprate da quei link aiutate anche un attimino a sostenere questo canale. In descrizione peraltro trovate anche la mia wishlist di Amazon dove ci sono alcune cose che se volete potete regalarmi. Allora, qui invece. Ok, ci sono. Ah, ok, c'è solo questa da far. Ho solo questa da farvi vedere. È in previsione di altri acquisti. La schedina SD della SanDisk 64 giga. E come vi faccio vedere appunto quali sono le specifiche. Molto semplicemente. La schedina appunto è in previsione di altri acquisti che arriveranno spero presto sul canale. In ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like. Vi invito ancora a, se volete, dare un'occhiata appunto ai link che ci sono qua sotto per vedere appunto nello specifico quello che ho comprato e anche quello che ho comprato in passato. Sempre qua sotto in descrizione trovate i link ai miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. È importante anche attivare la campanella perché in questo periodo sto caricando un video al giorno, quindi rimarrete sempre aggiornati. Noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Have a nice life!